In occasione del centenario, della Prima Guerra Mondiale, siamo al Teatro Concordia. A questo evento hanno partecipato gli istituti comprensivo 1 e 2. Numerosi sono i bambini, tra domani e oggi ci saranno circa 1500 bambini che parteciperanno a questo evento. Ieri è terminata la mostra venerdì dell'Unione Edile Affini per ricordare i tre monumenti che sono stati restaurati. A questa mostra i ragazzi partecipano con dei piccoli progetti che saranno presentati qui al Teatro Concordia il 4 di novembre. Nel frattempo, fino al 4 di novembre, presso l'ex biblioteca, Proloco di Venaria ha organizzato una mostra di cimeli e di fotografie che è visitabile tutti i giorni, sia al mattino che al pomeriggio, e anche loro parteciperanno, naturalmente le scuole, a questa mostra, facendo dei piccoli compiti insieme ai loro maestri che proporranno qua al teatro il 4, come appunto dicevo prima. Il 4 pomeriggio, evento istituzionale a partire dalle 15, alle 17 qui di nuovo teatro, apericena e premiazione di questi bambini. 100 anni, una ferita ancora aperta? 100 anni, una ferita ancora aperta, ma nell'ottica che ci siamo posti come Comitato della Memoria abbiamo pensato alla pace, quindi questa manifestazione, come quella del 4 di novembre, la pace è al primo posto, i bambini daranno il primo input. Siamo con Riccardo Genovese, regista, ideatore, coreografo di questa bellissima rappresentazione teatrale. Riccardo, come nasce questo spettacolo e qual è il messaggio che hai voluto dare? Lo spettacolo riguarda tre ragazzini e la storia inventata ovviamente per le elementari medie, per non renderla troppo cruenta. Il messaggio è proprio la pace, quindi cercare di non fare più guerra nel mondo e insegnare ai ragazzini, tra l'altro anche facendogli vivere lo spettacolo attraverso uno spettacolo interattivo come questo, proprio quello che ha vissuto Leo nel suo percorso. E la storia di questo ragazzo Leo, che ha 14 anni, finisce la scuola e praticamente si ritrova con la sua amica Sara, la sua migliore amica, ma ad un certo punto le cose non vanno più bene, tornando a casa non vede un clima molto contento, a un certo punto comunque scoppia questa guerra e lui piano piano si rende conto che non è una cosa assolutamente normale, ma è una cosa decisamente grave e enorme rispetto a quello che lui fa. Vado molto velocemente. Sono tre amici, hanno questo percorso, lei viene presa, catturata, diciamo, dai cattivi, che sono i militari intesi nella Prima Guerra Mondiale, e viene portata in questo campo. Quindi viene poi studiato tutto un piano per salvarla insieme al suo amico Stefano. Non vi dico il finale perché speriamo di fare altre repliche.